per farci un giro nella Monument Valley a cavallo. Cavalli, la Monument Cavalli. Camera, go, go. My turn. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Hi. This one? Yeah. Put him down, get to know. Vi dico solo che per l'assegnazione dei cavalli hanno fatto delle domande a ciascuno di noi. Arriva l'indiano che dava i cavalli e fa: Who is the crazy guy? E faccio: Me! Ok, prendi quel cavallo lì, mi fa. You gotta be the boss of the horse, not the horse the boss. You guys don't be in control. Avete capito? Perfettamente. No. Perché ha chiesto chi era il più pazzo? Perché sto cavallo era pazzo completamente. Faceva quello che voleva lui. Ora va boba. Ora sì. Tirato tutto il tempo ha tirato. Come che si chiama? Gentleman Jack. Quindi è uno dei gentleman anche lui. Fifth gentleman. Ma l'hai visto prima Deppe quando è impazzito? Arriviamo nella prima piazzola di sosta, chiamiamola così, dove facevamo il giro. Si prende una facciata violenta dal cavallo di Silvia. Se ne va su una collinetta e salta di sotto. Era stato un metro e mezzo. Fortunatamente io so andare a cavallo. Mi sono salvato. Ho preso le redini, ho detto va bene, ora vediamo a chi cede prima. Ha ceduto e 20 minuti su 2 ore siamo stati amicissimi. Ti sei calmato, strutto. È comodo. Il mio cavallo ha un bel culo. Stiamo proseguendo sulla rotta della Monument Valley. Il mio cavallo Paradin ogni tanto trotta, ma ho imparato a frenarlo. Ho imparato anche a non distruggermi i testicoli. Che esperienza meravigliosa. Bellissimo. He's crazy. He's energetic. He's a good horse. A lot of energy. Yes, he's a really good horse. Though. Yeah, yeah, thank you very much. Thank you. Thank you. Le ginocchia. Sto camminando così. Sì. Aspetta che non piego il ginocchio. Come si chiama? Iva. Ah, take, come la zanicchia. Come quella che si paga. Come è andata? Bene, bene, benissimo. Come si chiamava il tuo? Four Socks. The shit say healthy. Nuova tappa, Antelope Canyon, un posto meraviglioso, straordinario, fantastico. Ma l'hai visto lì anche le fessure? Tra l'altro abbiamo disceso delle scale veramente molto ripide. Qui diventa stretto, se sei claustrofobico non conviene. Oh, vedi? Cos'è? La testa del drago. La testa del drago? Qui c'è la testa d'orso. Testa d'orso. Testa di orso, anche testa se... Testa d'orso a me non me lo dice, capito? Azono, zolfo e tutte le sostanze necessarie per la vita lo chiamarono Big Bang, la grande botta. Com'era questo peyote? Siamo fuori dalla Antelope Canyon, è stata un'esperienza incredibile, un po' lenta. C'è un'impronta di dinosauro, gli indiani vedono solo questo. Oh wow! And the third step's the best one, guys. We get the third step right here. Thank you. Oh yeah. Qui c'è da quella parte. Ora c'è un odore di pollo arrosto impressionante. Paolo, lo senti? Avete fame? Adesso andiamo a mangiare e poi si parte un bel viaggetto fino ad arrivare a Las Vegas. Ma prima di andare avanti, interrompo un attimo il vlog per fare una riflessione con Marco. Cos'è questa? Una tastiera. Bravo! E questo? Un mouse. Bravo! E questa? Una borraccia. No! Questa è Air Up! La borraccia che grazie all'olfatto retronasale dà sapore all'acqua. Questa è scienza, caro Marco! Dovete sapere che Air Up si beve come una normale borraccia con la cannuccia. Dovete metterci l'acqua, ovviamente, non è che ve la vengo a mettere io. Poi c'è chi la preferisce naturale, chi la preferisce frizzante. Io, personalmente, la preferisco naturale. Tu, Marco? Naturale. Ma la vera scienza di Air Up, ovvero l'aromatizzazione dell'acqua grazie all'olfatto retronasale, è data da questo piccolo pod. Ce ne sono un'infinità, ragazzi. I miei gusti preferiti sono limone e anguria, proprio perché a me fanno impazzire anche nella vita reale. Ma oggi ho inserito un po' da strawberry lemongrass, perché dovete sapere che la fragola è il frutto, il sapore, l'aroma, è il pensiero preferito di Marco. Vero Marco? Sì, lo è. Anzi, sai che ti dico? Top, provalo. Beh, se prima non era il mio gusto preferito, adesso lo è. E devi sapere che un singolo pod può aromatizzare fino a 5 litri d'acqua. Così ti mantieni sempre bello idratato e non ti devi alzare dalla sedia e puoi continuare a montare
i video. Se volete entrare nell'idratante mondo di AirUp, vi consiglio di utilizzare il codice sconto MerluzDeal, che vi dà il 15% di sconto su bottiglie e pod. Se ne volete sapere di più, vi lascio il link in descrizione. Ma idratati e monta, che io non lo so fare. Una mitragliatrice gigante e ti dice vieni a sparare con 3 punti esclamativi. Cioè, dove siamo? Oh my god, this is the smell of the fucking meat. Schiena affumicatore, lì la carne ci sta 12-15 ore. Ma quando la mangi è burro. Esatto. E si spa in bocca. Poi non so quanto sei gente tutto quello, perché non so... Se non farti domande, Fiorenti, non ti fare domande! Allora, cos'è il pinato? Allora, io ho preso un piatto misto, 2 costine, la salsiccia, il brisket e... il, sembra... No, è pure il porco, maiale. Lì c'erano i fagioli. C'erano. E l'insalata di patate. Rispetto all'americano, buono, ma il Texan barbecue si mangia in Texas. Il pesto alla genovese lo puoi mangiare anche a Napoli, ma si mangia a Genova. Però è molto buono. Che ne pensi, Gio? Molto figa. Ci sono i cestini del Brest. Vedi quanto sono pesanti. Sono lezzi. Sono pesi. Andiamo? Andiamo. No, Ciccio, c'è una cosa fondamentale che devo fare. E Maurizio ha fatto la sua prima esperienza di essere quasi arrestato. Esatto. Ci ha fermato una volante della polizia, perché stavo andando più veloce di quanto avrei dovuto. Non ho superato il limite di velocità, la volante ha fatto manovra, ci ha fatto accostare. È arrivato facendo brutto il poliziotto, no? Perché giustamente in un paese dove tutti possono essere potenzialmente armati, la polizia deve essere molto cauta. Mi ha chiesto la patente, mi ha chiesto la compagnia con cui abbiamo noleggiato l'auto ed è tornato poi in macchina a controllare. Quando è tornato era Mr. Simpatia. Mi ha fatto, ma non li guardate i film americani? Ma in Italia fanno un suono diverso la polizia. Fatto sta che poi insomma mi ha detto fai attenzione, il limite è quello, mi raccomando rispettalo, sennò vai in galera. Molto, molto tranquillo. Devo ricordarmi di pagare questa multa online prima di lasciare l'America, perché o non lascio l'America o non mi fanno rientrare. Però figo, perché comunque ci sta come esperienza, vai in America non ti fai fermare dalla polizia. Che sono a Las Vegas. Esci, fava. A te corso veloce. Ma lì il cellulare. Cellulare? Dov'è il cellulare? Lì. Ah no, non è lì. A Baby New York di Las Vegas. Che si chiama Nvidia. Questo che vedete dietro di me è il leone del casino MGM, Metro Goldwyn Mayer. Quella, sai quella di Tom e Jerry con leone? È proprio lui, è lui. Sempre statuo lui. Ah ragazzi, ho avuto un pugno nel naso. Siamo da Hershey's Chocolate World. Io sto morendo perché a me l'odore di zucchero, di dolce dà fastidio al naso. Non riesco a entrare, siamo sulla soglia. Sei tutti dentro. C'è la statua della libertà di cioccolato tra l'altro. Allora Fiorenti, cosa stai per fare? Lui è Mattia Fiorenti, il più giovane del gruppo, adepto di Daniele Vettori, in quanto anche lui è un arbitro di wrestling. E pensate, ha arbitrato il mio debutto. Ora impareremo a conoscerlo meglio. Perché ve l'ho presentato in questa puntata? Perché abbiamo scoperto che è proprio lui l'elemento del caos e imprevedibilità di questo gruppo. Volete sapere perché? Continuate a guardare il video. Allora, in primo, questa busta di Kissy della Hershey, famosi dolcetti, a me questa busta mi serve per l'aeroporto, è l'unico modo per averla. Quando però sta prendendo la... Cioè, questi li chiamano baci, ma i baci sono i nostri. Allora ragazzi, Las Vegas è incredibile, è tutto gigante. Abbiamo perso Paolo. Paolo, dove sei? Siamo andati al Caesar Palace, poi abbiamo tagliato di qua e siamo entrati di là. Cioè, me l'ha scritto come se io vivessi qui. Ah, certo, Paolo, ora ti raggiungo.
Gli attraversamenti qui a Las Vegas sono tutti fatti da scale mobili, dove si sale e poi si riscende. Qui tipo adesso dobbiamo riscendere le scale mobili e per attraversare di nuovo la strada dobbiamo prendere altre scale mobili. Sono circa 10 giorni che siamo in America e finalmente c'è il caffè. $15 per un caffè e un cappuccino di soia che ha preso Anna. Meglio che sia d'oro. Io provo questo. Finalmente. Perché usi la cannuccia, Ambra? Sembra che qualcuno mi abbia vomitato nel bicchiere. Ma come, non metteresti la bocca su questi bicchieri? Ho pulito le posate perché vediamo quelle di Ambra. Oh mio Dio, oddio. Ma la cosa divertente è che è così dappertutto. Ma soprattutto c'è un galeone. Guarda, guarda, ce n'è un altro laggiù. Allora è un gale too. Siamo alla costante ricerca di Paolo, che si è disperso, ragazzi. Non riusciamo a trovare Paolo. Qui ci sono dei posti che mi ricordano tante cose. Questa è una statua che hanno fatto in mio onore. Siamo io e il mio gatto. Paolo ha detto siamo a Venezia, ma Venezia è lontana. Però qua c'è Piazza San Marco. Io non ho capito come funziona. Siamo al chiuso, ma c'è il cielo. Pizzeria pronto. E dolce sogna di lasciarsi cullare. Comunque c'è da dire che il cielo è dipinto davvero bene. E d'improvviso è diventata sera. Vedi? Sono i lampioni accesi. Però se vai nell'altra stanza è giorno. Sì. Ragazzi, da Venezia siamo arrivati a Roma. A Paolo ancora lo troviamo. La cosa meravigliosa è vedere i turisti che guardano la Fontana dei Trevi stupendosi come se fosse quella vera, quando non hanno idea che sta cosa di cartapesta è ridicola. Cioè, fermi, fermi. Ecco. A Roma sono voluto arrivare. Siamo andati in America. Sono andato a Venezia, Piazza San Marco. A Roma sono voluto arrivare. Questa è la Fontana dei Trevi, perché Paolo era qui. Ce l'ho fatta. Siamo al Caesar Palace. Tra l'altro, Paolo, non so se lo sai, ma qui fanno un solo tipo di insalata. Buca di Beppo. Buca di Beppo. Buca di Beppo. Tempe, avevi detto che ti mancava l'Italia? Chissà che stasera c'è l'inculato di Beppo. Ci anche quella, si cresce. Ti senti in Italia? Ah, mamma mia. A casa, guarda. Oh, we have to talk about something. Pepperoni is not the sausage. Questi peperoni, cornicine, ci hanno meglio morto da mano. Vediamo quanti papi sai riconoscere nella sala, allora, di papi. Quello è il papiciulo. Poi c'è Enrico Papi. Enrico Papi, esatto. Intanto c'è il corrente papa attuale, Francesco. È lui, no? Sì, non ci assomiglia per un cazzo. Ogni buca di Beppo ha una sala dei papi. Ogni buca di Beppo? Sì, sono tutte uguali. Spaghetti with meatballs. Com'è questa esperienza? Era un motivo se li davano a Lilli Vagabondo che erano cani, eh? Diciamoci la verità, siamo dall'altra parte del mondo, pensavo peggio. La polpetta è buona, dai. Però guarda cosa abbiamo qui davanti. Esperienza pizza. Dai, siamo lontani. La mozzarella è di plastica. L'unica cosa che non possono sbagliare, però, è la Peroni. Ah, finito tutto. Abbiamo gradito qua. So many dollars I have to pay. I'm going to pay the check and then we leave. We go to the car. We get back to the hotel. Vado a pagare, vai. Vai a pagare, vai. Oggi siamo a Fremont Street, ovvero la via dove è nata Las Vegas, dove sono nati i primi casinò, dove è iniziata tutta la vita, il gioco d'azzardo, che però è andata un po' a scemare nel momento in cui è nata la Strip, la via principale dei casinò di Las Vegas. Quindi è andata un po' in decadimento, anche se ultimamente è stata ripresa in mano dalle attività e la stanno facendo rivivere. È molto molto bella, venite, vi facciamo vedere. Intanto, mentre parlavi, dietro di te è passato uno sulla zipline volando. Davvero? Sì. Eccolo, finalmente! Io speravo solo di vedere solo lui da quando siamo arrivati qua. Il cowboy che saluta. Lui è il simbolo di Las Vegas, il cowboy. È in tutti i film ambientati a Las Vegas. Ah, una cosa importante, ragazzi. A Las Vegas la cannabis è legale, quindi ovunque c'è sto odore di origano che è una meraviglia. Ho visto una pesa.
183 kg, sei ingrassato un botto da quando sono qui in America. Hai letto cosa c'è scritto sopra? Che se pesi più di 350 libbre mangi gratis. Ah, è un incentivo alla morte. Lei ha preso 3 kg, io 0. Hai la borsa, hai la borsa. No, gliel'avevo lasciata. E me l'aveva data. Mangio gratis. Perché il cellulare. Ah, è quello. Guarda ora, eh. È cambiato. 185. Quindi il tuo parere su Old Vegas? È più figa di New Vegas, è più vera, anche la gente che incontri è più povera, più come me. E ora è tempo di fare quella cosa. Cioè? Bellissimo, cos'è questo? Kiss. È il mini golf, le Kiss. Hai mai giocato al mini golf? No, mai, in my life. Figa, cavolo! Dinis, ragazzi, golfittissima, No! Ultima buca! Forte. A 3, 2, 5, 4, 9, 55. Primo posto Daniele Vettori. Fatti secondo vedere. Posto Dilis e Ambra. Terzo posto Paolo Cellammare. Silvia. E poi in fondo lo schifo totale Fioretti. Però scusate, ieri sera ha vinto $600 a casino. Fermi. Volete sapere come ha fatto Mattia Fiorenti a vincere $600? Non lo so, perché io ero andato a letto, ve lo faccio dire da Paolo. Prima di andare in camera i ragazzi volevano fare un'ultima giocata al casinò del nostro hotel e quindi si fermano alla roulette. E Fiorenti dice: va via, gioco $45, non di più. Punta su un numero fisso, mi pare il 23. E su qualche altro numero. Le gestion fait, rien ne va più, esce il 23. Bocca aperta, Tempesta gli fa: de figata, non gioca più. E lui dice: no dai, almeno un'altra giocata me la faccio. Quindi punta un altro numero fisso, mi pare il 13. E ovviamente che numero esce? Il 13. Incredibile. In pratica Fiorenti ha fatto 6 giocate e ha vinto 5 volte il numero fisso. Ogni volta vuol dire moltiplicare per 36 volte la giocata, quindi $5 diventano 180. Eravamo tipo esaltatissimi ed era esaltato anche il croupier addirittura. Cioè tipo una roba impossibile. Che culo Fiorenti. Cosa? È ubriaca. Già. No. Le ho chiesto 15 minuti fa se è ubriaca e ha cominciato a ridere. Non mi ha ancora risposto. Ah. Nella salsa barbecue di Vettori. Partiamo da Peppermill, un locale storico di Las Vegas, un fancy diner, cioè un diner ma arricchito di tanti particolari, di tante luci, di tanti colori, tant'è vero che noi siamo sotto un ciliegio giapponese preso dal Giappone, sincronizzato col Giappone, infatti è aprile ed è rosa. E devo dire che per la prima volta ho mangiato una bistecca buona, cioè questa è stata credo la cena più buona che ho fatto quando siamo in America. Era buona la bistecca, erano buoni i funghi, era buona la patata, era buona l'antipasto, una sinfonia di sapori. E tra l'altro Paolo non finisce, io non capisco come fa, io poi non so come fanno a mangiare i funghi, perché ragazzi io... Ah, li vuoi finire? Sì. Date una forchetta, questo posto magico hanno girato tante produzioni, tra cui Casino, film di Martin Scorsese. Robert De Niro, bellissimo. Con Robert De Niro, certo, assolutamente. Ambra, che altro ci hanno girato qua? Uno dei video di Adam Lambert, quindi io ho leccato il tavolo apposta, perché magari l'ha toccato lui. Il video è girato 7 anni fa, questo tavolo non c'era. Let's fly out from Manhattan to the California shore. Please stay. È sembrato di vedere Saul Goodman che faceva l'autostop. L'ho visto anch'io. Mi sembrava che stessero arrivando due gemelli da lontano, quindi ho accelerato. Ok. Oh guarda, c'è il camper di Walter White. No, era quello di Tom Hanks, perché. Giusto.
Fino ad una quindicina d'anni fa venivo spesso da queste parti, posso dire di averci praticamente vissuto, e ricordo che facevo shopping a prezzi stratosferici in un outlet che è al confine tra il Nevada e la California, in un paesino che si chiama Prim. E quindi ho detto agli altri: aspettate a comprare roba finché non arriviamo lì, così fate dei buoni affari. Solo che questo mall non è più proprio come me lo ricordavo. E te sei, è abbandonato? Sembra quello di The Last of Us. Ci sono solo le luci accese, poi sono tutti i negozi chiusi. Perché esce un fungo dal collo? Deve essere un ticker. È un infetto? Chiediamoglielo. Proviamo ad andare di là. Però di là vedo delle vetrine. No, ci sono dei negozi aperti anche con le luci. C'è tipo un negozio sì e 10 no, però. Ci sono anche delle altre persone, incredibile. Insetti spaventosi. No, non erano così spaventosi, erano tipo degli scarafaggini nani. Non fatto un video. Possibile che uno si ritrovi nel mezzo del deserto in un mall fantasma? Eccoci, era una roba da videogioco horror là dentro. 13.000 corridoi prima di arrivare al bagno. E poi nel bagno c'erano degli insetti del deserto. Ragazzi, quale modo migliore per concludere questo vlog se non nel luogo più soleggiato della California, Venice Beach? Anche se oggi il sole non ci ha graziati, anzi siamo cappellino e giubbotto perché fa freschello. Vi devo confessare una cosa, io non sono uno che vlogga, che racconta, che sta sempre con la camera in mano. Spesso lo faccio perché c'è Paolo che mi riprende. Non sono il tipo da filmarmi costantemente perché mi fa sentire sempre come se fossi sotto i riflettori, con le telecamere addosso, sempre come se stessi lavorando, no? Ecco, diciamo che sono uno che... Esatto, proprio così. Quindi diciamo che sono uno che nei momenti di viaggio, svago, relax, cerca di distaccarsi. È pur vero che magari voi questi contenuti possono piacere. Se vi piacciono fatemelo sapere, perché magari posso impegnarmi un po' di più, in modo un po' più naturale, una cosa un po' più casereccia. Anche perché io non so montare, non so filmare, non so fare una sega fondamentalmente. Quello che so fare è parlare. Ci sono dei ragazzi che giocano a basket. Tra poche ore abbiamo l'aereo. Io sto parlando a profusione finché Paolo non preme stop. Ciao Paolo. È il momento di tirare le somme di questo viaggio. Le somme? WrestleMania, e c'è Grand Canyon, c'è Monument Valley, c'è Antelope Canyon, c'è. Poi siamo arrivati a Las Vegas. Volevamo fare un perfect place degli Stati Uniti, ma abbiamo contato due personaggioni che se avessimo trovato gli incastri per farlo sareste impazziti. Purtroppo non è andato in porto, queste cose succedono, ma noi non ci arrendiamo. Quindi se volete perfect place United States è un po' vasto. Perfect place California? No, no, in generale ci United, magari, in America ci magari New fare York 51 magari, perfect place possiamo fare. Perfect place o Ohio. Ragazzi, grazie per aver visto il vlog. Se l'avete visto, se non l'avete visto, grazie allo stesso. Dateci il vostro feedback e noi andiamo a comprare un po' di regali. Ciao ciao. Non vedo l'ora di essere a casa, sedermi sul water e guardare il bidet. Poi lo uso dopo, ma prima lo guardo tutto il tempo. Meno male che abbiamo due bagni.